Il lavoro, la salute e la democrazia. Questo è il titolo dell'evento organizzato a Livorno, al Palazzo del Portuale dall'Associazione Cambiamenti, tre realtà che soprattutto in questo momento sembrano collegarsi in maniera imprescindibile e anche da difendere. Vediamo anche gli ultimi fatti, le minacce alle sedi della CGIL, proprio in questi giorni un'altra sul nostro territorio, nella zona di Massa. Siamo con Fabrizio Zannotti, segretario della CGIL Livorno. Come bisogna comportarci in questo momento proprio sul fronte lavoro, salute e democrazia? Io credo che siamo in un momento della storia del nostro paese dove la responsabilità deve prevalere rispetto ai fatti che stanno accadendo e che vanno condannati. Noi 2 sabati fa abbiamo fatto una grande manifestazione proprio sui temi che trattiamo oggi, perché a nostro avviso è il lavoro, la cultura, il dialogare, il confronto continuo, il tentativo di risolvere i problemi che riesce a fare da collante alla società. Oggi purtroppo questa cosa non la vediamo. I social e anche mezzi di disinformazione che purtroppo ci sono rischiano di condizionare molto la vita politica del Paese. Oggi per un 1% in più di incremento dei sondaggi elettorali si rischia di frantumare il tessuto sociale del Paese. Noi come CGIL abbiamo 120 anni di storia, la rivendichiamo tutta. Abbiamo attraversato 2 guerre mondiali, il terrorismo e la mafia. Quindi chiediamo di avere gli anticorpi per poter resistere anche a questa cosa. È chiaro che va gestita insieme e con i cittadini, la politica e tutte le istituzioni, perché altrimenti il periodo che ci aspetta è molto buio. E a Livorno, su questo fronte, ma in particolare sul fronte lavoro, qual è la sfida in questo momento che state portando avanti? Noi abbiamo delle manifestazioni in questi giorni nel porto di Livorno, lavoratori che rivendicano giustamente che il governo attenzioni molto le politiche portuali, anche perché la logistica in un mondo globalizzato è sempre più fondamentale. Dall'altra parte stiamo tenendo sotto controllo tutto il settore automotive, dopo i fatti di AGKN stiamo monitorando le nostre realtà che abbiamo sul territorio e poi c'è la grande partita dell'ENI, la grande partita dell'ENI che deve prevedere una riconversione green, ma deve essere fatta in tempi rapidi perché altrimenti rischiamo di perdere ulteriori posti di lavoro. Poi c'è Piombino, dove anche lì siamo in attesa del piano industriale per vedere di risolvere finalmente questo problema.